è stato veramente brutto, sono momenti brutti perché non essendo abituato, essendo infortunato a giocare diciamo quasi tutte le partite durante l'anno, mi sono trovato con questo infortunio. Quindi la sto vivendo un po' male perché comunque vedere anche i miei compagni lottare per questo obiettivo importante che abbiamo è veramente brutto e è difficile da fuori. Li sto aiutando nel mio modo, ovviamente da capitano, sto sempre lì al loro fianco e sto cercando almeno di aiutarli in questo modo, di non poterli aiutare in campo, però ripeto, devo pensare all'anno prossimo, ormai per me personalmente, però c'è ancora da lottare con tutti gli altri per raggiungere questo obiettivo. Quello che diceva i ragazzi martedì proprio nello spogliatoio è quello di cercare di questa volta, dopo le vittorie precedenti, abbiamo visto che abbiamo preso sempre gli schiaffi, magari non arrivarci a questo momento e modo di campionato, perché domenica è una partita importante, un altro scontro diretto, per me è come fosse una finale mondiale. Ripeto, fare risultato è, per noi è veramente, veramente molto importante, perché magari possiamo cercare di raggiungere questo obiettivo e non arrivare all'ultima giornata. Sì, non hai detto cavolo adesso, giusto, smesso di giocare, non riesco a uscire fuori da questo momento. Ma è brutto, lo pensi, perché comunque ho fatto e sto facendo di tutto, quindi tante terapie, ho girato vari dottori e tutto, quindi quando fai tante cose non trovi la luce, pensi anche a quello, però sono e voglio essere positivo perché ho tanta voglia di giocare ancora e adesso sembra che con la dottoressa Favilli stiamo trovando la via d'uscita. E purtroppo la caviglia è molto particolare. Nemmeno io mi aspettavo così, perché comunque, ripeto, avendo tanti avuti infortuni, però è stato un caso molto particolare il mio e ripeto, sto cercando di risolverlo grazie a lei.